Il mese di ottobre, che ormai volge al termine, ha rappresentato una sorta di incubo per il Canicattì. Prestazioni sottotono, risultati deludenti. Sono arrivati un pareggio e 4 sconfitte. Urge quindi una reazione, urge voltare pagina. L'avversario odierno, l'Alcamo, quarto e reduce da 3 vittorie consecutive, sicuramente non è uno scoglio agevole, ma senza attenuanti, senza scusanti, senza se e senza ma. Bisogna vincere per ritrovare slancio, per riprendere la marcia, per mettere alle spalle un mese da dimenticare. Dallo stadio Carlotta a Bordonaro, Canicattì, Alba Alcamo, buon pomeriggio da parte di Sebastiano Borzellino e Silvio Di Liberto. Si comincia a cordare, arriva San Giorgio che prova il tiro che esce di poco, che va al cross col sinistro, Romeo pescato in fuorigioco, inutile la deviazione vincente, ma Fabio Gaglio ha chiuso benissimo. Treppiedi, controllo e tiro, e gran gol di Salvatore Treppiedi, all'improvviso un lampo al 23esimo del capitano del Canicattì, che si toglie la fascia, mostra la fascia al proprio pubblico, alla propria città. Il Canicattì è in vantaggio al 24esimo, un destro, un lampo improvviso di Salvatore Treppiedi, che adesso va a raccogliere l'applauso degli ultras biancorossi. All'improvviso il lampo è quello di Salvatore Treppiedi, il Canicattì è in vantaggio con un destro chirurgico dal limite del proprio capitano, che allarga in favore di Cordaro le sue finte, vicino a lui Prestia che si sovrappone, gli porta via l'uomo. Cordaro guarda in mezzo, prova il cross che viene allontanato, finisce qui il primo tempo. Comincia qui il secondo tempo, quindi pallone è troppo lungo questa volta e Croce è riuscito a spazzare il pallone. Romeo entra in aria, va giù, calcio di rigore, lo ha segnalato l'assistente Manfredi Canale, che ha alzato la bandierina. Cipolla contro Croce, arriva il fischio, batte Cipolla che spiazza Andrea Croce e trova il raddoppio al minuto 11, seconda marcatura stagionale, sempre dal dischetto per Alfonso Cipolla, difensore goleador. Il Canicattì raddoppia, il Canicattì adesso ha 2 gol di vantaggio sull'Alba Alcamo e chissà che questa volta davvero i fantasmi di questa crisi siano definitivamente scacciati. Il raddoppio quindi di Alfonso Cipolla, gol importante all'inizio di questo secondo tempo. Cordaro si gira, il cross, Romeo in corna, colpisce Cipolla che poi forse commette fallo, no? San Giorgio dentro per Maggio che controlla e sentenzia l'Alba Alcamo con il terzo gol di questa partita. Triplica il Canicattì che fa festa sotto il settore degli ultras. Ciccio Maggio controlla di petto, non poteva sbagliare, non sbaglia, trova il gol del 3-0 che probabilmente mette in ghiaccio questa partita. Canicattì 3, Alba Alcamo 0. Le proteste dei giocatori in maglia bianconera per un presunto fallo di Alfonso Cipolla nel cuore dell'area non è stato ravvisato. San Giorgio ha alimentato l'azione intelligentemente, di testa ha trovato Maggio che ha stoppato e messo dentro per l'Asortado, sponda aerea raccolta da Prestia che all'improvviso prova questo sinistro, campanile che si perde alto, non di molto. San Giorgio ha anticipato la sponda di Perlasurtado in favore di Perricone che entra in area, prova il tiro e batte Simone Di Paola al 22esimo e 30 secondi allo scollinare di questo secondo tempo. L'Alba Alcamo prova a riaprirla, prova a rientrare in partita col destro di Claudio Perricone dal limite che sfrutta una sponda di Perlasurtado. 3-1 Canicattì. All'estremo difensore biancorosso, rischia qui, accetta, regala palla a Catania che però conclude male, momento di confusione. Tedesco cerca Bognanni, pallone allontanato da Perricone, pallone dentro, Romeo, rovesciata, un super gol, un gol da fantascienza di Salvatore Romeo, mamma mia che bellezza, al 28esimo e 50 secondi, una perla, una magia di Salvatore Romeo. Controllo, rovesciata, prodezza che abbaglia il Carlotta a Bordonaro, il Canicattì ristabilisce le distanze 4-1, che gol di Salvatore Romeo.
applausi a scena aperta, strameritati per la magia, la perla, non sappiamo neanche come definirla, di Salvatore Romeo, tutti in piedi per il numero 9 biancorosso, che merita questo gol per il lavoro sporco. E arriva il triplice fischio del signor Livigni, il Canicattì volta pagina, il Canicattì riparte, il Canicattì vince, torna a vincere in maniera convincente, risultato netto, prestazione importante, vittoria pesante in classifica, Canicattì 4, Alba Alcamo 1, vi ricordiamo i marcatori, tre piedi al 24esimo, poi nella ripresa, Cipolla sul rigore, Maggio, il gol del 3-1 di Perricone, la firma finale in rovesciata di Salvatore Romeo da parte di Sebastiano Borzellino e Silvio Diliberto, è tutto, alla prossima.